pensieri nostri. Certo che lo so. Già. Dia pure un'occhiata e mi dica se ha bisogno. Arrivederla! Vedo, sei tu! Signor Manara, ha chiuso il negozio? Sai, non posso più permettermi di tenere aperto. Oh, mi dispiace. Vabbè, non è colpa tua se c'è la guerra, Vito. Chissà, forse riaprirò quando finirà. Beh, buona fortuna allora. Grazie, ragazzo. Non credevo che arruolassero le femmine nell'esercito. Ciao. Vito. Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo è a casa. Non pensavo di rivederti. Quanto ti abbiamo aspettato. Vito. Sorellina, io come va? Francesca. Sono così vieni qui. Siediti. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Mangia. Mangia. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già, sicuro? Vito, bada a come parli. Scusa, mamma, scusa. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Provvedi anche per coloro che non ne hanno, rendici partecipi della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Dovresti riposarti. La tua stanza è proprio come l'hai lasciata. Ci vediamo domattina. Dormi bene, bambino mio. Qui non va bene. Devo trovare un posto dove stare.
Allora dovrei tornare presto. A quanto pare... no. Ma se n'è occupato Joe per me. Joe, vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No. Ecco, no. Vedi? Forse Joe mi ha salvato la vita. Promettimi che non te caccerai in altri guai con quel Joe. Sai, tuo pace lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. È nel sindacato. Potresti parlare con lui, lavorare sodo come faceva tuo pace. Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Non me ne frega niente. Mi dispiace. Non mi interessa. Mi troveremo i soldi. Glielo prometto. Quello che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi, stronzo! No! Ah, sì? Sì. Avanti, bamboccio. Te faccio vedere io. Ti credi un duro perché spaventi una donna, eh? Avanti. Vediamo che sai fare. Vito, ti prego. Stai peggiorando le cose. Oh. Basta, per favore! Vito, che stai facendo? Per favore, Vito, non è un problema tuo. Ti metterai nei guai, Vito. Affanculo! Bravo, bene, levati dalle palle! Ve ne pentirete! Tutte e due! Ma che diavolo voleva? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. Farmi preoccupare per cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny! Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2,000. Cosa? La cosa peggiore è che li rivuole tutti entro questa settimana. Altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto. Chi è non questa tizia? Non lo so, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito. In qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento. Come li trovo due testoni così in fretta? Scommetto che Joe può aiutarmi.